Ciao ragazzi, sono Marcello Ascani e sono uno youtuber. Nella vita ho spedito un sacco di pacchi e per questo oggi ho seguito la giornata di un portalettere per spedire questo pacco qua. Il mestiere del portalettere è da sempre fondamentale, negli anni è cambiato un sacco grazie alla tecnologia, però lo stereotipo invece di questo mestiere è rimasto nella mente delle persone e per questo in questo video vi farò vedere come è cambiata la spedizione di un pacco. Ciao Federico. Ciao. Oggi ti seguirò nella tua giornata da portalettere. Innanzitutto raccontami com'è cambiato questo mestiere negli anni, perché uno si immagina il vecchio postino, lo stereotipo americano, col cappellino in bicicletta, invece è un mestiere completamente differente adesso. Infatti noi non portiamo più le solite classiche lettere, ma anche dei pacchi fino a 5 kg, per questo vengono chiamati edizioni portalettabili. Ho capito. Tra l'altro ormai si può fare anche senza carta, senza stampare niente. Certo, per esempio il cliente può andare dal tabaccaio, che fa parte della rete Punto Poste, gli darà un QR code con il quale potrà fare questa spedizione appunto senza l'utilizzo di carte. Io non ho neanche la stampante in casa, quindi per me questa sarebbe la spedizione. Perfetto. Migliore. E immagino le consegne vengono tutte effettuate con questo mezzo, giusto? Sì, esatto. E infatti noi consegniamo questi pacchi tramite questi mezzi che sono totalmente ecologici e quindi rispettano l'ambiente. Certo, che sono elettrici, sono motorini elettrici. Sì, esatto. Quindi adesso parte veramente la nostra consegna, quindi direi ci vediamo direttamente al tabacchi. Allora, siamo arrivati davanti il tabaccaio e possiamo assistere all'arrivo di Federico col suo potente mezzo. Senti Fede, ma quanti pacchi hai consegnato nella tua vita? Nella vita ho consegnato parecchi pacchi. I pacchi se ne possono consegnare anche un centinaio al giorno volendo. E senti, qual è la cosa più bella di questo lavoro? La cosa più bella di questo lavoro secondo me è l'empatia con il cliente e quindi il rapporto di fiducia che si viene a creare di giorno in giorno. Il rapporto familiare. La cosa più bella che mi è successa è che durante il periodo delle feste natalizie, dove noi abbiamo il picco dei pacchi da consegnare, quindi siamo abbastanza affaticati, sono andato dentro una pasticceria per appunto consegnare un pacco e il titolare mi ha ringraziato dandomi un pasticcino al pistacchio. Tu non sai che pacco era? No, la prima di Natale? Certo, certo. Secondo me è l'empatia che prima ti dicevo con il cliente che si viene a creare di giorno in giorno. Ti ha fatto piacere, immagino. Sì. Come funziona? Praticamente tramite questo palmare acquisisco i dati della bolla che è stata creata dal tabaccaio, sparando il codice, prendo in carico tutto il contenuto e quindi il pacco. Senti, ora che succede? Una volta che abbiamo caricato il pacco sul nostro motorino green, andremo al centro di distribuzione dove verrà poi smistato verso appunto il centro di smistamento. Una cosa, se ti si ferma il motorino che succede? Se si ferma il motorino purtroppo bisognerà aspettare l'assistenza che c'era a prendere. Fortunatamente non mi è mai successo. Bene, dopodiché abbiamo incontrato il nostro pacco di nuovo al centro di smistamento. Un posto enorme di cui non sapevo neanche l'esistenza. Dove vengono convogliati i pacchi e smistati nelle giuste direzioni. Noi siamo andati a quello di Passo Corese, il più grande del centro Italia, con circa 18.000 metri quadri, è uno dei 4 centri di smistamento più automatizzati di Poste. Gestisce più di 500 destini diversi e 160.000 colli al giorno ed è aperto 18 ore al giorno durante le quali circolano circa 200 persone. Siamo arrivati al centro di smistamento, mi metto la pettorina e le scarpe antinfortunistiche. Allora, siamo qua con Marco che mi farà fare un tour all'interno del centro di smistamento. Io mi affido a te. Sì. Sei il mio cicerone. Le spedizioni vengono ritirate appunto o dall'ufficio postale o dai vari centri di recapito. Da lì poi vengono raccolti nelle filiali oppure nei centri di distribuzione postali e dai centri di distribuzione postali e dalle filiali vengono poi convogliati in questi centri di smistamento. Perfetto. I centri di smistamento si occupano quindi di prendere tutte le spedizioni raccolte nel territorio e vengono poi smistate per quello che è il punto di recapito finale. Okay. Il punto di recapito poi è quello che si occupa di fare la consegna all'utente finale, che può essere privato piuttosto che azienda. Avviene tutto nell'arco di una notte. Tu porti il pacco di recapito entro la mattina successiva, è in consegna all'utente finale. Ho visto pacchi, valigie, olio extravergine, qualsiasi cosa. Questi sono gli oggetti un po' più grandi, dopo vediamo gli oggetti un po' più piccoli, però veramente di tutto. Cioè, ma l'hai visto quanto sei strano? Vediamo di tutto, vediamo dai motori alle tavole da surf, ai divani, alle sedie, ci possiamo sbizzarrire. Questi scivoli che entrano direttamente nel camion portano il pacco alla spedizione direttamente al carico, dove un operatore si occupa solo di posizionare e
depositarlo all'interno del carico, sistemarlo all'interno del carico, stile Tetris, ovviamente, sì, per comporre quello che poi è il carico perfetto. Cosa sono questi? Queste sono spedizioni che vengono dalla Cina, che poi viene distribuita su tutto il territorio. Questo centro è praticamente un cavò, cioè ha un valore immenso dentro in quanto a merce. A livello di sicurezza, come fate in modo che non si freghino la roba sia dentro ma sia da fuori, che uno non venga, che ne so, una rapina? Allora, questo impianto, come tutti i nostri centri di smistamento, sono certificati TAPA A+, è la certificazione massima a livello di sicurezza per quanto riguarda i magazzini. Questo impianto è dotato poi di telecamere sia all'interno del magazzino che all'esterno, quindi viene tutto registrato e salvato. Ragazzi, io ero abituato a spedire un pacco e a scordarmi di quello che succedesse. Non avevo la più pallida idea di dove andasse un pacco una volta spedito. Non pensavo ci fossero così tanti passaggi, così tante persone coinvolte e soprattutto così tanta tecnologia. Giustamente, specialmente di questi tempi, la quantità di lettere e pacchi da spedire è veramente enorme. E solamente con massima organizzazione e tecnologia avanzata si può far fronte a tutto questo carico. È stato interessantissimo scoprire dietro le quinte di questo mondo. Sono veramente contento di aver fatto questa full immersion nel mondo delle spedizioni. Bene ragazzi, scrivetemi nei commenti se anche voi non sapevate che fine facesse il vostro pacco una volta inviato e pensavate che per magia arrivasse direttamente al destinatario, senza passaggi. O se invece eravate fra i pochi illuminati che sapevano la verità e quanto lavoro e quanti passaggi ci fossero in mezzo.